tutti! Allora, oggi vi voglio far vedere un po' di acquisti e soprattutto vi voglio far vedere due outfit completi che mi sono stati regalati da H&M. Gli acquisti che ho fatto e che ancora non avete visto sono un paio di peluche, fra cui questo che è il più vecchiotto, deriva dal mio viaggio in Croazia, e questo che invece è nuovo e viene da Cipro. Poi, sempre a Cipro, ho comprato una cosa scema ma che mi è piaciuta troppo, e sono da Tiger questi evidenziatori. Sono tanti piccoli evidenziatori fatti a gelato e praticamente si aprono e qua hanno la punta. Non credo che dureranno molto visto le dimensioni, però sono veramente molto carini. C'erano di 6 colori. Ho già iniziato a utilizzare uno viola e c'erano sia color pastello sia invece con colori più accesi. E ho preso questa, l'ho presa da Amazon e è una coroncina fatta così, ha tutti questi fiorellini, foglioline dorate, perline, e si mette in questo modo qua. Nell'immagine secondo me sembrava più carina, un po' meno plasticosa, perché poi dal vivo è veramente un fil di ferro con un po' di roba appiccicata sopra, però in testa non si nota particolarmente, insomma il suo effetto lo fa e siccome è costata poco va pure bene. E poi per l'Amazon Prime Day volevo comprare delle cose come al solito, ho guardato in qua e là. Alla fine l'unica cosa che ho preso è un set di pennelli con spugnetta della Real Technique. Non mi ricordo quanto costavano con l'Amazon Prime Day, ma alla fine mi sembra che costassero intorno ai 13 euro tutta la confezione, e sono 4 pennelli e appunto una spugnetta da trucco, e non li ho ancora usati, però sono questi, 2 pennelli viso, 2 pennelli occhi e la spugnetta. Devo dire che sono molto carini anche per come sono fatti, perché hanno questa parte olografica e poi in fondo colorato. Infine un acquisto che ho fatto veramente recentemente è un paio di occhiali da sole. E sono un paio di occhiali da sole di una marca che si chiama Amarando Handmade e sono fatti così, c'erano di varie forme e con varie decorazioni. La decorazione sulla montatura degli occhiali è stata dipinta a mano, ce n'erano di tutti i tipi, di tanti colori diversi, con tanti pattern diversi, e secondo me mi avevano colpito, l'ho trovato in un negozio qui a Trieste, e costano 45 euro, che secondo me non è troppo per un paio di occhiali appunto dipinti a mano. Per quanto riguarda gli outfit invece, fatti entrambi da pantaloncini e 2 maglie. Il primo paio di pantaloncini, che è anche l'unica cosa che mi sono già messa, è questo qua. È un paio di pantaloncini a righe, come vedete, azzurre e bianche, con questo tessuto similino. Vestono abbastanza vita alta e infatti, anche se apparentemente sono abbastanza lunghi, in realtà poi indosso risultano abbastanza corti. Sono una 38 europea, quindi dovrebbero essere una 42 italiana, e sono piuttosto freschi, abbastanza larghi nella parte bassa, con anche delle taschine, e se non ricordo male in saldo costavano 10 euro. Questo pantaloncino qui è stato abbinato con una camicetta fatta così, quindi questa non me la sono ancora provata, la vedremo tra poco insieme. Una camicetta abbastanza trasparentina, bianca, a maniche direi lunghe / tre quarti, con tutto questo pattern di foglioline disegnate sopra su questo color bianco panna. Questa è una S e in saldo costava 2,99 euro rispetto ai 9 euro del prezzo iniziale. Il secondo outfit invece è fatto da un altro paio di pantaloncini, in questo caso blu scurissimo,
direi decisamente corti, direi decisamente più attillati dell'altro, non me li sono ancora messi, quindi non so, anche queste hanno le taschine sia davanti che dietro, anche queste sono una 38 europea e questi in saldo costavano 2,99 euro da 9,99 euro del prezzo iniziale. Questo pantaloncino che è abbastanza semplice, insomma, non ha nessun tipo di decorazione particolare, è stato abbinato invece con una magliettina a mezze maniche che devo dire credo sia la cosa che mi piace di più fra tutte le cose comprate, che ha questa pattern, insomma, a righine bianche e blu e ha in fondo questo fiocchino, questo nodino. Questa costava 5,99 euro, da 7,99 costava inizialmente e è una S. Mi piace molto questo aspetto un po' retro di questa maglia e penso che questo abbinamento effettivamente sia piuttosto riuscito. Ve li faccio vedere indossati. Allora, questo è il primo outfit di H&M, quindi praticamente questi sono i pantaloni, come vedete sono abbastanza corti sul dietro, abbastanza palloncino qui, quindi se avete qualche complesso sui fianchi ve li sconsiglio, hanno le taschine e poi hanno questa cinturina che potete anche togliere volendo oppure legare. La camicetta è fatta così, ha le maniche direi lunghe, è molto trasparente, quindi credo che serva un reggiseno non nero come ho io adesso, arriva abbastanza lunga. Ok, questo è il secondo abbinamento, invece pantaloncini blu, sono molto aderenti, corti, quindi non so, insomma, non sono direi per andare in ufficio, magari per andare al mare o giù di lì, e la maglietta è fatta così. Con questo è tutto, spero vi sia piaciuto, se avete domande lasciate un commento e io vi mando un saluto. Ciao!